CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ai nostri ascoltatori, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale. All'avvia dal 1 settembre il progetto Chirurgo sul territorio, che prevede l'attuazione di un nuovo ambulatorio nei comuni di Celeme Sapica e Oria, afferenti al distretto sociosanitario di Francavilla Frontana. Il progetto ha l'obiettivo di mettere al servizio del territorio le competenze specialistiche aziendali e ampliare l'offerta delle prestazioni e rispondere alle necessità dei cittadini. Presso il chiostro dei Domenicani a Celeme Sapica si è svolta la cerimonia di consegna del premio Turista Ambasciatore, che il Rotary Club Celeme Sapica, terra dei Messapi, riconoscere da oltre 7 anni a turisti che, dopo aver scoperto il territorio di Celje, se ne innamorano e decidono di investire, creandosi una propria dimora. Quest'anno è stato consegnato al professor Leonzio Globbi, torinese, docente di lettere, musicista ed esperto investigativo. Insieme alla consorte presso l'Agriturismo Le Specchie hanno dato vita ad una serie di progetti per il sociale. Con la consegna delle chiavi alla cooperativa sociale Se Puede si conclude il percorso amministrativo San Michele Legale per favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati. Il Comune di San Michele ha voluto trasformare l'immobile da simbolo di ingiustizia a centro di promozione dei valori della legalità. Si tratta di una palazzina con 6 abitazioni su 3 livelli, assegnata alla Comune di San Michele dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati e Sequestrati. La gestione dell'immobile è stata concessa per una durata di 4 anni. Il 26 agosto scorso il Comitato Civico San Vitese, la voce del cittadino, ha indirizzato una lettera ufficiale al sindaco in merito alla questione della TARI, la tassa sui rifiuti, esprimendo la necessità di affrontare alcune problematiche di interesse collettivo. Il Comitato ha ringraziato l'amministrazione per la disponibilità dimostrata in precedenti occasioni, ma ha ritenuto opportuno declinare l'invito ad un incontro programmato per il 29 agosto. La motivazione è legata al fatto che le risposte richieste dal Comitato riguardano alla questione della TARI e devono provenire dalla politica piuttosto che dai tecnici comunali per garantire un dibattito che risponda alle esigenze della cittadinanza. E veniamo adesso agli appuntamenti per appunto questa estate nei vari centri a noi vicini. Iniziamo con il Barocco Festival Leonardo Leo, che questa sera alle 21 approda a Brindisi, nella piazza d'armi del Castello Svevo, sede lo scorso 13 giugno della cena inaugurale dei lavori del G7. Al centro della serata il concerto dal titolo Musica per le feste reali, con musiche di Handel, eseguite dalla Confraternita dei Musici, diretta da Cosimo Prontera. A Mesagna invece torna l'appuntamento con le musiche tradizionali del Sud Italia, nell'atrio del comune, questa sera alle 21, esibizione del gruppo Primitivo Trad, in programma canti della tradizione mesagnese e dell'Alto Salento. Francavilla Frontana, l'attesa notte degli scacchi viventi, una rievocazione storica che vedrà una Francavilla settecentesca, in programma un corteo in abiti d'epoca con partenza stasera alle 19 dal Castello Imperiali e giungere in piazza Giovanni XXIII per la disputa di una partita di scacchi viventi. Domenica 1 settembre alle 18.30 presso i giardini della Grata di Ostuni si terrà il convegno In attesa di Terra Madre, un incontro per coinvolgere la comunità ostunese e i beneficiari degli orti comunali. Il convegno verrà e vedrà la partecipazione di diversi esperti e relatori. Ci sarà anche la presentazione di un nuovo presidio Slow Food, la melanzana violetta di Ostuni, che sarà poi portata alla manifestazione Terra Madre in programma a Torino a fine settembre. L'estate carovignese questa sera vi porta nel Castello Dentice di Frasso con lo spettacolo teatrale dal titolo Uno spettacolo che mi vedrei di Raffaello Conti, sipario alle ore 20, mentre domani sempre a Carovigno ricordiamo in piazza Ansegna
sempre alle 20, lo spettacolo del gruppo Segno. Il 30, 31 agosto e il 1 settembre Carovigno ospita poi il Festival dell'Unità in corso Vittorio Emanuele e Piazza Segno. E chiudiamo dando uno sguardo al meteo in Puglia a cura di 3B Meteo per questo mercoledì. Dopo una mattinata soleggiata seguirà un pomeriggio più instabile con qualche rovescio previsto sul Salento. Da domani giovedì alta pressione che porterà a condizioni più stabili e soleggiate fino alla fine della settimana. Le temperature tra l'altro aumenteranno e le massime nel weekend potranno raggiungere anche i 35-36 gradi. Ed è tutto per questa edizione odierna del nostro notiziario di mezzogiorno. Appuntamento a domani, sempre alle 12. A tutti grazie per il prestato ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio, da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.